In Emilia-Romagna il terremoto ha distrutto case, chiese e vite, ma non affosserà il futuro delle persone, futuro che deve ripartire soprattutto dal lavoro. È il segnale forte che lanciano le aziende della Bassa Modenese, stringendo un patto e promettendo di non lasciare il territorio. Per farlo chiedono un aiuto concreto al governo, come ribadiscono con forza in un incontro a Cavezzo, sotto una tensostruttura, alla presenza anche dei sindaci dei comuni della zona. Alberto Mantovani è un imprenditore, ex presidente di Confindustria dell'Emilia-Romagna. Non chiediamo carità, non chiediamo elemosine, chiediamo solamente di avere dei finanziamenti a tassi super agevolati per un X anni, diciamo che vanno da 10 a 15 per poter ricostruire le nostre aziende. Gli imprenditori chiedono anche una tassazione agevolata per una terra che allo Stato ha sempre dato molto, sottolinea Weiner Marchesini, presidente UAM Group. Abbiamo contribuito alle finanze dello Stato con circa da 5 a 7 miliardi annui. Lo Stato ha detto, bontà sua, che ci sono state 2,5 miliardi di danni. Beh, qual è l'investitore che non investirebbe 2 miliardi e mezzo di danni per ricavarne 5 o 7 ogni anno? Invece qui stiamo arrivando purtroppo a un masochismo sociale.